L'apparato circolatorio è la rete di vasi che porta sangue in ogni parte del corpo umano. Come l'intreccio delle strade di una città che si dirama dal centro alla periferia, il sistema di vasi sanguigni si snoda lungo un percorso di 96.000 km, quasi due volte e mezzo la circonferenza terrestre. L'apparato circolatorio in un adulto contiene fino a 6 litri di sangue. Percorre il corpo in tutta la sua estensione, in profondità e in superficie, dagli organi interni alla cute. Alcune parti del corpo, però, sono estranee alla circolazione. La cornea dell'occhio, i peli, i capelli, le unghie e lo smalto dei denti. Il motore della circolazione sanguigna è il cuore. Da qui il sangue compie due diversi percorsi. Uno è detto grande circolazione e l'altro è detto piccola circolazione. La grande circolazione parte dal lato sinistro del cuore e raggiunge ogni punto dell'organismo attraverso vasi sanguigni chiamati arterie. Quindi torna al lato destro del cuore attraverso le vene, una rete di vasi distinta dalle arterie. Le arterie portano sangue arterioso, cioè ricco di ossigeno. Dirigendosi verso la periferia del corpo, si assottigliano fino a diventare capillari. I capillari più piccoli misurano 7 micron, 5 volte più sottili di un capello. Sono così sottili poiché raggiungono ogni cellula dell'organismo e vi rilasciano l'ossigeno e le sostanze nutritive. Il sangue in uscita dalle cellule, carico di anidride carbonica e sostanze di scarto, confluisce attraverso il sistema di vene nel lato destro del cuore. Da qui si immette nella piccola circolazione che collega il cuore ai polmoni. Nei polmoni il sangue viene pulito, cioè nuovamente ossigenato. Quindi torna al lato sinistro del cuore, pronto per riprendere il viaggio verso le cellule. Il flusso circolatorio svolge anche altre funzioni. Trasporta le piastrine, che producono la cicatrizzazione delle ferite, e gli anticorpi e i globuli bianchi, che difendono l'organismo dalle malattie. Il primo a definire in modo dettagliato i percorsi circolatori è il medico inglese William Harvey, che nel 1628 pubblica le sue ricerche presso l'Università di Padova. Prima di lui, però, l'imperatore cinese Shi Huangdi, che regna nel 2600 a.C., descrive i flussi sanguigni nel libro Nei Ching. A partire da una corrispondenza tra il corpo umano e l'universo, Shi Huangdi riesce a individuare i vasi sanguigni più importanti e i loro percorsi. I Nei Ching sono ancora oggi un testo di riferimento per la medicina tradizionale cinese e per l'agopuntura.